Ciao a tutti, enjoy Date il Balzo! Sono Michael, eccomi di nuovo qua, vi parlo dal mio studio cinematografico. Scusatemi se queste argomentazioni le tratterò qui, perché comunque sia, ovviamente devo anche vendere i pesci, non ho sempre il tempo di comunicare e spiegare bene le cose. Quindi questa sarà la nostra location quando vorrò trattare degli argomenti che stanno a tutti a cuore. Bando alle ciance, andiamo avanti e ora trattiamo l'argomento del giorno. In molti mi dicono: ma sti pesci belin, c'han ste pinne, c'han ste punte, c'han ste spine, ma che male che fanno! Però logicamente, ragazzi, le pinne servono a questi nostri ben amati pesci. Quindi, cosa sono le pinne e a che cosa servono? Hanno un mezzo di locomozione eccezionale. Le loro abilità, dovute ad adattamenti di milioni di anni, hanno portato loro ad avere molteplici forme e tecniche del movimento. La disposizione, le conformazioni, i numeri delle pinne sono caratteri fondamentali per classificare i pesci. Le pinne sono costituite da una membrana di pelle sostenuta da una intelaiatura di raggi collegati direttamente nei muscoli. Ovviamente a livello neuromuscolare cosa succede? Che per difesa i pesci logicamente utilizzeranno le pinne per il movimento e queste spine per la difesa o per spaventare i facili predatori. Questi raggi possono essere molli se flessibili, oppure spinosi o spiniformi quando sono molto robusti e pungenti. Le pinne possono essere classificate in pari ed impari. E adesso le andiamo a vedere assieme. Vi farò vedere un pesce fantastico, veramente non l'avete mai visto così, sarà veramente freschissimo. E adesso andremo a vederlo assieme. Con il nostro pesciolino che non avete mai visto, eh? Lo sapevo, fantastico, vero? Bene, ora andiamo a spiegare bene quali sono le pinne impari, ok? Le pinne impari sono queste qua. Questa è la prima, ok? Che è la pinna, che lo scriviamo, guardate come scrivo bene, dorsale, semplice, ok? Poi ne abbiamo un'altra che è subito dietro, che è questa qua, e si chiama pinna caudale, ok? Perfetto. Poi ne abbiamo ancora una terza, non mettetevi a ridere perché è il suo nome, e si chiama pinna anale, ok? E questo è quello inerente alle pinne impari. Quindi le pinne pari sono tutte le altre e sono qua due. Questa è una, che è quella pettorale. E questa invece è l'altra, che è quella ventrale o pelviche. Quindi segniamo ventrale. La mia maestra, secondo me, si arrabbierà, quella delle elementari, la maestra fantastica Rita. Pelviche, che non sono neanche più capace a scrivere. E invece l'altra, quella pettorale. Pettorale. E gioco fatto. Perfetto, vi saluto. Grazie a tutti per la visione, vi aspettiamo da Del Balzo in via Aurelia 490 a Loano, provincia di Savona, e logicamente molto presto, ragazzi, arriveremo ad Albenga, vi aspettiamo, ciao a tutti e a presto!